Cari amici all'ascolto, eccoci ancora qui insieme per affrontare ovviamente le tante interviste in questa giornata piena e ricca di informazioni che ci daranno solo ed esclusivamente i nostri professionisti, come ben sapete, e come ben sapete ovviamente avete a disposizione le nostre piattaforme, quelle social e quelle web della nostra radio. Io ve le vado a ridare immediatamente: Facebook, Instagram e Twitter. Mi raccomando, anche un segui, un like e un cuore sulle nostre pagine social, ma anche la www.revolutionwebstation.com, Spreaker e canale YouTube sono presenti appunto nella parte web della nostra radio. Io ringrazio anche il mio prossimo ospite che è pronto e collegato con noi. Do il benvenuto al nostro Andrea Reale, che si occupa ovviamente dello sviluppo di impresa attraverso appunto marketing e finanza agevolata. Ciao Andrea. Ciao Fabio, buongiorno a tutti, saluto i radioascoltatori di RWS. Grazie per avermi chiamato. No, grazie a te caro Andrea di averci dedicato questi minuti a nostra disposizione, perché almeno con te andiamo a far capire tutto quello che ruota ovviamente intorno alla tua professione, quindi tutto quello che è lo sviluppo di impresa attraverso appunto il marketing e la finanza agevolata, quindi con te ne parleremo in questi minuti a disposizione. Però ecco, prima di addentrarci più nel tecnico, più nello specifico insieme a te caro Andrea, ecco, ci vuoi raccontare un pochettino di Andrea Reale? Sì, allora, questa è una passione, quella della comunicazione e dello sviluppo del brand, che è iniziato in una prima fase in un brand personale. Già ai tempi dell'università, da rappresentante degli studenti, cercavo degli strumenti appunto per far arrivare la voce, la mia, quella dei colleghi, per appunto poter portare a casa le battaglie appunto i diritti degli studenti, e poi comunque questa qua si è sviluppata e quindi in qualche modo ho cercato di creare una professione. Sono ancora agli inizi, non è neanche un anno che mi occupo di questo a livello professionale, e credo che lo sviluppo dell'impresa, dell'attività, soprattutto dopo il lockdown, abbia bisogno di una innovazione, di una digitalizzazione delle attività, di una supporto appunto alle attività, soprattutto nella mia città e nella mia regione. Bene, quindi ci hai appunto raccontato quello che è stato appunto il percorso di Andrea Reale, insomma, per diventare poi il professionista in questo settore. Quindi lo ricordiamo: sviluppo di impresa attraverso appunto il marketing e la finanza agevolata. E ora ovviamente non ci resta che addentrarci più sul tecnico e quindi farci appunto dare da te le tante informazioni che ruotano intorno appunto al marketing e alla finanza agevolata. Ecco, tu so che ti occupi appunto di imprese, nuove imprese, ma anche di imprese già esistenti per farle crescere ancora di più. Ecco, ci puoi spiegare tutte e due le cose, come vanno di pari passo? Esattamente, allora, praticamente quando bisogna far nascere un'impresa, sappiamo tutti che ci sono delle agevolazioni che lo Stato italiano o un ente regionale o un ente diverso, sempre pubblico, ci mette a disposizione. Quindi quando una persona fisica ha un'idea, vuol far nascere, vuol far sviluppare la sua idea, possiamo, in collaborazione con lo studio Gigliotti, uno studio commerciale nella mia città con cui collaboro da più di un anno, creiamo appunto quella idea imprenditoriale, quel business plan necessario, la redazione dei documenti e tutta la fase di nascita dell'impresa. Andiamo a dire anche se comunque è un'impresa valida, se il cash flow è opportuno, non è opportuno, tutta una serie di misure che andranno intraprese, quale sarà anche la partita IVA o la forma, diciamo, meglio dire, la forma giuridica dell'impresa che andrà a nascere. Quindi supportare le persone fisiche che vogliono avviare una attività, hanno l'idea e quindi hanno bisogno ovviamente di un supporto professionale affinché la compilazione anche dello stesso business plan possa andare a buon fine. Ciò che teniamo sempre a cuore, quello che diciamo sempre, è che comunque l'idea deve appartenere alla persona che si presenta. Non è un'attività di ricerca di lavoro, ma è un'attività di sviluppare un'idea che comunque è già ben assodata, chiara e già al cliente.
che arriva, e poi come far sviluppare appunto le imprese, quindi come far unire il marketing e la finanza. Appunto questa impresa avrà bisogno comunque di farsi conoscere, o anche in attività già avviate ancora di più, soprattutto quelle che durante il lockdown hanno ricreduto a questo mondo. Ci sono due mondi, quello fino al 2019, dove il 50-60% non credeva quanto fosse importante la comunicazione digitale, digitalizzare la propria attività, ampliare la propria clientela attraverso questi strumenti digitali, appunto. Ma dopo il 2020, dopo, tra virgolette, lasciami passare, la botta del lockdown, sì, è tutto velocizzato. Io credo che in un mondo normale senza il coronavirus questo sarebbe avvenuto fra 10 anni, invece ha ridotto i tempi, facendo capire a molte più persone, non dico tutte, è fisiologico che è così, facendo capire quanto fosse importante essere presenti su Google, perché è il primo motore di ricerca, è la prima cosa che cliccano le persone quando vanno a cercare un'attività, che sia uno studio commerciale, che sia un parrucchiere, che sia un estetista, che sia un fotografo per matrimoni, che sia una qualsiasi attività presente nella sua città. Quindi come fare questa attività, come appunto è importante creare un sito web, ma che non sia solo puramente di vetrina, ma che sia arricchito di contenuti, e soprattutto la cosa importante, che sia nuova startup o che sia impresa già attività e già avviata. La cosa fondamentale, quando io ti trovo, che ti trovo su Facebook, su Instagram o sul sito web, appena atterro devo capire chi sei, di cosa ti occupi, dove posso trovarti, come posso raggiungerti, qual è il bisogno che mi soddisfi e perché devo scegliere te, cioè perché devo passare i miei soldi a te e non ad un altro. Quindi si fa attraverso misure di, pensiamo alle recensioni dei clienti, cosa che consiglio sempre, e poi altre formule di contenuti giornalieri e costanti. Nel web non esiste né sabato, né domenica, né Pasqua, bisogna esserci sempre. Domeniche altrimenti, e festivi, come si dice. Bisogna programmare il tutto, ci sono strumenti con cui programmare, non è detto che si debba lavorare fisicamente anche la domenica, ma si può essere comunque bene organizzati con i programmi, e appunto questa è l'importanza, questa è la reputazione online che voglio far capire alle imprese già avviate o alle startup, certo, nella mia città e nella mia regione. Quindi diciamo è anche molto molto importante a questo punto affidarsi a degli esperti del settore, quale puoi essere sicuramente tu, caro Andrea. Grazie, ancora sono all'inizio, diciamo, c'è sempre da imparare, non è una professione come credo la maggior parte dei lavori autonomi o dei liberi, certo, professionisti, non sono professioni che arrivi se imparate e ti fermi, anzi, anche essendo in uno studio commerciale vedo come il dominus dello studio cerca sempre di aggiornarsi anche al fatto stesso alla finanza agevolata. Non tutti gli studi commerciali o di consulenza del lavoro offrono questo servizio. Dei bandi abbiamo dato nel 2020 oltre 220.000 euro alle imprese come sostegno a fondo perduto, quindi soldi che hanno preso e non hanno dovuto restituire, certo. Per dirti, anche lui stesso, il dottor Gigliotti, si forma sempre, sta studiando un master per la gestione di controllo, per ampliare sempre più le conoscenze, perché nessun professionista, nessun lavoro autonomo si può dire arrivato, ma è un mondo che bisogna sempre aggiornarsi continuamente. Assolutamente, questo ti fa onore, ovviamente, perché più il professionista ovviamente è certificato e qualificato e aggiornato a questo punto, e meglio poi può seguire il proprio cliente, la propria azienda, che sia appunto, come ha detto il nostro Andrea, una startup, ma che sia anche un'azienda già consolidata da far crescere nei migliori dei modi. Quindi chi si affida appunto al nostro professionista, al nostro Andrea Reale, sicuramente si affida ad un professionista con la P maiuscola. Andrea, non so se tu vuoi aggiungere, grazie, qualche altra cosa, altrimenti a questo punto vado a dare i tuoi contatti. Solo un in bocca al lupo a tutte le imprese della mia città, che poi nasce anche da questo, dare qualcosa alla mia città. Il bello della mia professione è che in qualche modo cerchi di essere, non dire aiutare perché forse è una parola un po' bruttina, ma comunque essere un supporto valido
alla crescita costante e quotidiana dell'attività di chi scommette su di te, di chi crede in questi strumenti. Quindi un in bocca al lupo a tutte le attività della mia città, in quanto il 2020 sappiamo tutti è stato un anno che ci ha stravolto, ma sono sicuro che è tutto rinviato, tutto ciò che è stato perso può essere rinviato se si fanno i passaggi giusti e corretti, gli adattamenti comunque corretti che il mondo di oggi ci richiede. Assolutamente, io faccio un grande in bocca al lupo anche io a tutte le aziende, le future startup. E a questo punto, caro Andrea, vado a dare i tuoi contatti anche a chi ci sta ascoltando, appunto, e volesse poi intraprendere con te un percorso privatamente per la propria azienda o per la propria startup, insomma, da far nascere e continuare a far poi sviluppare nel tempo. Il nostro Andrea Reale, che si occupa appunto di sviluppo di impresa attraverso marketing e finanza agevolata, lo possiamo trovare di base a Catanzaro. Possiamo anche scrivere un'email a info@andreareale.com. Se invece volete andare a vedere il sito internet, potete andare a digitare www.andreareale.com, canale YouTube dove appunto ci sono alcuni video che ha inserito il nostro Andrea. Basta digitare nome e cognome, quindi Andrea Reale. E se invece volete passare dalla parte social, quindi mettere anche un like, un cuore e un segui alle pagine del nostro professionista, lo potete fare perché vi sto per dare appunto le pagine Facebook ed Instagram. Facebook Andrea Reale, quindi nome e cognome del professionista, e l'Instagram Andrea Reale 27. Quindi mi raccomando, seguite il nostro Andrea, ma contattatelo ovviamente per la vostra futura realtà aziendale, che sia startup ma che sia anche un'azienda già consolidata. Andrea, grazie per essere stato qui con noi. Grazie a te Fabio e grazie a tutta RWS. Grazie. Un abbraccio. Un abbraccione anche a te, in bocca al lupo per tutto Andrea. Un buon lavoro. Grazie. Amici all'ascolto, grazie anche a voi per essere stati qui con noi. E ovviamente se avete appunto un'azienda da continuare a far crescere, ma anche una startup, insomma, affidatevi ovviamente al professionista, e il professionista in questione sicuramente è il nostro Andrea Reale, che si occupa appunto di sviluppo d'impresa attraverso marketing e finanza agevolata. Ciao.